La cosa più importante da dire è che questa è una coproduzione al 100%, ovvero 50-50, ma 100% con il Teatro della Tosca. È una cosa che rientra nelle nostre, nei nostri traguardi, quelli che vogliamo portare a compimento, di unire sempre di più il teatro a tutto quello che è la città e soprattutto a quello che sono i colleghi del Carlo Felice, per cui il Teatro della Tosca, che tra l'altro è anche quello che è più vicino a noi, quindi come distanza metrica, diciamo. Per cui produzione, coproduzione del Mago di Oz, che è una rivisitazione di Emanuele Conte, che praticamente rititola Oz on the Road, uno spettacolo per bambini, uno spettacolo per adulti, un'opera, ma non solo un'opera, e quindi vi spiega tutto lui i dettagli. È una produzione che si avvale di persone molto importanti, perché c'è il librettista Fabrizio Gambinelli, la musica e la direzione d'orchestra di Bruno Coli, la partecipazione di Alberto Bergamini, Emanuele Conte regista, Nicolas Brandon e il suo assistente, le scene di Paola Ratto, i costumi di Guido Fioratto, Luciano Novelli e lo stornatore Lucci e Claudio Monti, e per il momento due elementi coreografici. I dettagli poi ve li dice. Appunto, è un'occasione non soltanto per fare qualcosa, è un'occasione importante per fare qualcosa insieme che sia di confine. Quello che ci siamo detti con il sovrintendente Parco fu l'obiettivo è quello di creare un'opera, un lavoro che possa essere un invito per i giovanissimi, naturalmente non solo per loro, per venire a Carlo Felice. Perché venire a Carlo Felice a vedere Oz on the Road? Per tante ragioni. Un primo, perché appunto è un invito a teatro e quindi la possibilità di svariare, che io ho chiesto appunto a Bruno Colli, al compositore, per poi dire la sua, è stata quella, appunto, gli ho chiesto di lavorare su più generi musicali e di dare la possibilità quindi anche ai giovani cantanti dell'ensemble opera studio di cimentarsi non soltanto con l'impostazione del canto lirico più tradizionale, ma di spaziare un po' dappertutto. Loro stanno facendo, meritano di due parole, davvero, perché loro stanno lavorando come pazzi. Perché a volte si pensa, sembra che negli altri dell'opera si lavori poco. Loro ieri hanno cominciato alle 11 e hanno finito alle 11, quindi hanno cominciato a cantare, quindi non a scaldare le sedie, alle 11 del mattino con due pause di un'ora, per cui mi sembra che siano, ieri sera li ho spremuti fino alle 10 e mezza, quasi 11, poi con la TV cominciavano a dare dei segni di annebbiamento mentale. Mi sembra anche questa una cosa molto bella, la creazione di questo EOS. Io mi sto trovando molto bene con loro, devo dire che i cantanti della nuova scuola hanno una disponibilità, una capacità di stare in scena tutta diversa, che è perfetta poi per il tipo di spettacolo che stiamo costruendo, che appunto essendo un'opera di confine mischia un po' il teatro di prosa, grazie anche alla presenza di Alberto Bergamini, che è un nostro attore storico, ha appunto il teatro musicale, nel particolare il teatro di... È importante per me, è la prima esperienza in un teatro lirico, devo dire mi sto trovando molto bene con tutte le maestranze e la sensazione che si ha a Carlo Felice di una macchina che sta cercando davvero di rimettersi in funzione, ed è, devo dire, una bella sensazione esserci dentro. Non mi dilungo oltre, la storia di Dorothy è stata riscritta, appunto la chiave qual è? La storia di Dorothy comincia nella tradizione Mago di Oz e ci troviamo in questo deserto del Kansas in bianco e nero, come fu nel film con Judy Garland, il palcoscenico completamente spoglio, pochi elementi appunto per ricordare il deserto, e il tornado però dov'è che trasporta Dorothy e la sua casetta? Li trasporta sulla Route 66 degli anni 60, quindi gli incontri che nasceranno saranno incontri di quell'epoca, e appunto gli anni 60 ci danno lo stimolo, reinterpretando Paola Ratto, Paola Ratto nelle scenografie le ha create proprio reinterpretando la pop art, quindi si arriva a questo mondo pieno di colori, di suoni. Se poi alla fine Dorothy deciderà di tornare a casa o ci sarà un altro finale, lo